Buongiorno e bentrovati a una nuova video presentazione di ABBA Yachting. Io sono Luca Boltri e tra pochi istanti darò la linea al mio collega Giuseppe che ci porterà a bordo di un fantastico Farline Squadron 55 del 2003 in diretta dalla Liguria. È una barca che diciamo non ha bisogno di grandi presentazioni perché insomma Cantiere Farline è una delle regine dei fly tra i 50 e i 60 piedi, quindi non mi perderei troppo in chiacchiere, ma darei la linea a Giuseppe. Mentre Giuseppe arriva, io vi ricordo che tutte le imbarcazioni che trovate sul sito ABBA Yachting sono imbarcazioni con incarico di vendita in esclusiva e quindi realmente in vendita. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno Luca, mi senti, mi vedi bene? Ti sento e ti vedo molto bene. Perfetto, buongiorno a tutte le persone collegate qua dalla Spezia. Come diceva Luca, siamo in procinto di vedere una gran bella imbarcazione, uno Squadron 55 di Fairline del 2003, un fly classico di qualità eccellente e mantenuto in maniera eccellente dagli attuali proprietari. Io, Esatto. se tu sei Sì, d'accordo, gira pure. girerei già la telecamera verso la barca, che è proprio un bel vedere. Anche perché oggi diciamo andremo a vedere, lo possiamo dire, come dire anche noi chiaramente le vediamo prima di proporle. Credo che oggi andiamo a vedere uno dei più belli Squadron 55 che si possano trovare sul mercato, un po' perché conosciamo diciamo la proprietà da diverso tempo, sappiamo come mantengono le barche e quindi ecco, ne siamo abbastanza sicuri. Tutto tuo, Giuseppe. Ecco, stavo facendo intanto una panoramica girando per quanto possibile attorno alla barca. Sì? Ha una linea ancora attuale, abbastanza sportiva, aggressiva. Ha un fly molto accessibile, molto fruibile, con un bellissimo dimini che prende per parare il sole. E partendo da poppa, la prima cosa che si nota è una passerella idraulica di dimensioni extra large, Sì. veramente solida, con una scarsa flessibilità. La provo, così Esatto. valutiamo subito quello che è stato detto. No, nessuna flessione, veramente anche una larghezza non Solida. usuale. Quindi diciamo una passerella dove potrebbe essere anche comodo portare dei carichi pesanti senza nessun rischio. Ok. La prima cosa che si nota appena entrati, già che ci sono così non mi dimentico, la proprietà ha rifatto completamente tutta la cuscineria esterna di un bel colore grigio chiaro bordata di blu. Quindi su questa barca troveremo una cuscineria completamente rifatta. Il Ok, tech è ottimo. in medie condizioni di usura, considerato l'età, con alcune parti, tipo la scaletta, quelle diciamo meno soggette alle Certo. intemperie, che si sono mantenute veramente bene. La prima Anche cosa da perché notare. ricordiamo, Giuseppe, una cosa, la barca è uno scafo 2003, quindi parliamo di una signora di 20 anni, con prima Esatto. immatricolazione, prima messa in acqua nel 2004 e la barca batte bandiera italiana. Dimensioni, per chi ce lo chiedesse, le dimensioni che noi indichiamo sono quelle da documenti, quindi 16,54 di lunghezza per 4,65 di larghezza. Allora, essendo nel pozzetto, vi diciamo, parlo di qualche caratteristica già del pozzetto. Sì. È molto intelligente il fatto che la barca sia stata adottata da due winch di tonneggio, sia a dritta sia a sinistra, con il loro comando a pedale, Sì. che rendono decisamente più agevoli le manovre di ormeggio. Il pozzetto è ampio, questa botola che voi vedete è un accesso a un grande gavone contenitivo, mentre lì Ok. sotto, adesso poi andiamo a vedere, c'è l'accesso per la cabina del marinaio. Ma Ok. ritornando al discorso dell'ormeggio, una cosa non poi così comune ma molto intelligente è il fatto di aver dotato la barca con una terza postazione di guida qua in basso, quindi le manovre d'ormeggio si fanno veramente in corrispondenza delle trappe e dei winch, quindi la barca si può manovrare da Grande. qua. Questo è il comando perché la barca è dotata anche di elica di poppa, non solo di elica di prua. Esatto. Quindi questo comando, insieme al comando dei motori, se è vicinissimo ai winch, le manovre di ormeggio risultano facilitate sicuramente
Questo è veramente un grandissimo plus, cioè oltre ad essere già molto accessoriata, poi vedremo nel dettaglio tutto, quindi elica di pop, elica di pro, anche un comando direttamente da impozzetto. Certo, ecco, vi volevo far vedere, già che sono da queste parti, l'accesso della cabina marinaio, che è da questo gavone. Scusate, ma con una mano sola non è facilissimo. Non preoccupare, ti perdoniamo. Grazie, troppo gentile. Questa è una cabina marinaio climatizzata. Ok. Ha una doppia cuccetta, tutto molto in ordine, molto, molto pulito. E poi ha comunque un suo blò e il suo bagno dedicato. Quindi due persone hanno una comodità sicuramente accettabile. Certo. Vediamo qua. Confermo che l'aria condizionata chiaramente anche nella cabina del... Non è cosa da poco. Sì, veniva su un bel freschetto, ecco, questo te lo posso garantire. Andrei intanto sul fly, che è una parte fondamentale della barca per godersi la navigazione e il mare. Ah, eccoci qua. Fly con un'ampia visibilità, l'altra cosa... Ecco, una cosa che vediamo, bravo Giuseppe, una cosa che a me piace molto, esatto, è questo passaggio, che è un passaggio diretto per entrare all'interno della barca dal fly e viceversa, che è una cosa che io amo molto, e parlando con armatori che hanno questo tipo di soluzione qui, lo ritengono un plus assoluto, perché è veramente una semplicità di passaggio infinita, quindi grandissimo plus questo passaggio. E diciamo, poi vi dirò di più, sì, poi quando dentro lo vedremo, un altro plus per andare velocemente alle bitte di prua, ha anche una porta laterale sulla mura di sinistra, quindi dall'interno si può andare, adesso poi lo vedremo, adesso qua forse si intravede dall'oscurante. Sì, si intravede, esatto. Prua maestosa con la cuscineria che vi dicevo appena rifatta, grande visibilità dal posto di guida anche. Sì. Ecco, io adesso sono esattamente in piedi davanti alla timoneria. Ok. La cuscineria in dotazione, lo vedete lì arrotolato, la sua copertura con i suoi laccetti, con i suoi automatici, in modo da poterla chiudere agevolmente e lasciarla coperta anche in navigazione. Okay. Il quadro comando, la plancia di comando con tutta la sua strumentazione e contametri catena, i comandi, come vi dicevo, dell'elica di prua e dell'elica di poppa. Okay. Poi ha installato un nuovo GPS interfacciabili con i tablet o quant'altro, sì, per modernizzare la strumentazione. Esatto. Cuscineria, e abbiamo sempre. anche radar e pilota automatico, ovviamente. Sì, scusa, non l'ho detto, ma è... No, ma io ogni tanto, avendo la scheda, ovviamente per me è un pochino più semplice. E quindi diciamo ha una bellissima, un bellissimo d'occhio. Adesso sto retrocedendo verso poppa. Bella anche quella chaise longue lì sulla destra. La chaise longue col classico schienale che può traslare verso poppa e quindi aggiungere un posto accanto al pilota. Là c'è una Zattera che scade, mi pare, nel 2025, con sua seduta supplementare. Fantastico, adesso qua non riuscite a percepire le sensazioni del canale di aria che viene creato sotto questo bimini, anche se abbiamo il sole a picco, è veramente fresco e gradevole stazionarci al di sotto. Qua una vista delle scalette da discesa in tech. Andavo di nuovo verso prua per fare una panoramica di quello che si nota a poppa, che è dotata da una sua dinette. Okay. Adesso abbiamo montato il cuscino di compensazione per potersi sdraiare, due antenne satellitari, il radar, il faro, l'antenna TV. Okay. Il tavolino è elettrico con questo comando e quindi si può tirare su in posizione da tavola. Perfetto. Sempre per quanto riguarda gli aperitivi o i pranzi, le cene. Ecco, arriva le parti belle. Qua diciamo... Mi aspetterei due gamberoni alla piastra. Perfetto, fantastico.
con la possibilità chiaramente con lavandino per fare tutte le varie pulizie. Sì. E poi chiaramente il suo frigo per le birre in fresco. Benissimo. Diciamo un pozzetto classico, molto ampio, molto vivibile, che ti invita proprio a star sdraiato e godersi sia la navigazione o anche la rada nella massima. Sì, è un fly molto molto vivibile. Assolutamente. Molto bello. Capisco che tutti vorranno vedere anche sotto la barca, ma qua si sta veramente bene, quasi quasi. Ti tocca andare, Giuseppe. Ti tocca andare perché sennò poi chi guarda il video dice: ma allora, cosa facciamo? Ok, allora scendo giù. Così ci porti a vedere anche da prua. Sì, porto a vedere da prua. Questa bella regina dei mari. Ovviamente tutte le lucette di cortesia, ma non lo sto neanche a dire. Le bitte mezzanave. Passaggio anche direi discretamente agevole, no? Sì, normale. Ce ne sono di più stretti, ma anche di più larghi. Quindi normale. Adesso sto andando piano per evitare troppe vibrazioni. Certo. Bitta laterale, porta parabordi. Ok. Qua la cuscineria, come vi dicevo prima, rifatta, sì, con la sua copertura, barca pulita, senza zampe di gallina, senza danni evidenti, la sua, okay, ancora col suo salpancore elettrico. Sì. E qua il controcampo. Una bella bestia. Sì, devo dire di sì, devo dire di sì. Due, ma anche tre persone possono stare. Bella, bella anche da vedere. Sì, è filante, aggressiva, è, insomma, niente, niente da dire, una gran bella barca. E tra l'altro qualche informazione, mentre poi Giuseppe adesso rientra piano piano. Rina ha una scadenza maggio 2027. La barca ha un'elica da quattro pale fisse, capacità dei serbatoi di carburante, ce la possiamo fare, 2.182 litri. Ce la possiamo fare, sì, esatto. Qua ritorniamo sulla panoramica del pozzetto del winch di tonneggio. Sì. Cambio mano. E entro finalmente all'interno di questa barca. Ah, che bello. Che bella disposizione. Sono bellissime le rifiniture. Sì. I divani, il divano, questo divano circolare in pelle, le tende alla veneziana. Il colore classico dell'epoca, sì, di questa barca, in lucido, credo sia mogano, verniciato, chiaro, lucido, come erano tutte. Sicuramente un'opzione. La pavimentazione non è di legno ricoperta di moquette, ma è un pavimento di legno vero, molto che dà elegante. un tono di eleganza superiore. I legni anche mi sembrano molto belli, no, Giuseppe? No, i legni sono molto belli, molto lucidi. Difficile trovare Sì, una esatto, se riga, pensiamo anche che la ha tappa, 20 anche anni. la. Sì, diciamo, io 20 anni fa cioè adesso sono molto peggio rispetto a 20 anni fa. Qua diciamo si è mantenuta molto molto Sì. bene. Quello che dicevi te, adesso non ve lo faccio vedere da qua, sotto il tappeto c'è l'accesso più grande per la sala macchina, ma La poi c'è sala anche un macchina. accesso di servizio, di check, anche dall'interno, che mi piace particolarmente. Quindi la barca è suddivisa da una doppia dinette. Questa è la prima appena si entra, con una zona, diciamo, bar televisione, Sì. un mega pannello elettrico molto chiaro con tutte le Sì. indicazioni necessarie. Scalino, ecco, questa è la chicca. Che fa in abbinata alla scaletta per salire direttamente sul fly dall'interno,
che mi piace particolarmente, perché da questa porta laterale sì, si riesce a raggiungere più rapidamente la prua. Più rapidamente la prua qualora fosse il caso. Certo. Bella molto bella la tappezzeria, la finestratura, gli oscuranti, il ponte di la plancia di comando con tutta la strumentazione. Ci fai vedere dall'alto la cucina, caso? Giuseppe? Ah sì, giusto. Così. No, volevo farvi vedere, vabbè, generatore, comandi dei flap. Sì, allora abbiamo un generatore, tra l'altro, della Onan da 11 kW circa. Per quanto riguarda, visto che siamo in questa zona, la barca è motorizzata con dei Volvo di 12 da 715 cavalli in linea d'asse, con 1320 ore motore, che sono veramente nulla se pensate all'età della barca, perché vuol dire che questa barca ha fatto circa 60 ore l'anno. Quindi devo dire, poi adesso chi ce l'ha sicuramente lo conosciamo, per cui sappiamo come la possa aver manutenuta, ma credo assolutamente anche il precedente proprietario, perché poi quando hai delle barche del genere, ecco, tendenzialmente non puoi lasciarle andare, ma devi un po' prendertene cura. La cucina dall'alto, che è, Sì. diciamo, è un livello inferiore rispetto al resto. Abbiamo la lavandina con due Sì. pozze, un forno a microonde, Ok. rifiniture di pari livello rispetto al resto, come giusto che sia, essendo una cucina comunque a vista, la sua piastra della Whirlpool, Sì. la cappa aspirante. Ok. È una cosa che a me piace particolarmente perché evita la confusione in barca, un vano, diciamo, di ripostiglio, dove c'è anche un accesso alla sala macchine, dove qua troviamo un altro frigo, Sì. Ok. la La lavatrice. lavatrice. Ok. Adesso non so se è lavasciuga o solo Dovrebbe essere solo lavatrice. lavatrice. E poi c'è anche Diciamo, una lavastoviglie in cucina. sì, adesso poi ve la trovo. La cosa che mi piace particolarmente, c'è comunque una porta stagna qua, dove si riesce a accedere a prua via dei motori. Ah, vedi, bello, questa è una bellissima soluzione. Quindi diciamo Molto furba. nei motori si può arrivare o dalla dinette Sì. aprendo sotto dove era il tappeto, cioè poi la sua scaletta, Ok. oppure si può arrivare per un'ispezione più rapida anche da qua. Ottimo. Sicuramente si presenta meglio In della media, i ordine, motori sono sì. puliti, cioè non vedo evidenti segni di colature o quant'altro. Mi sembra una sala macchine molto molto ordinata, dove è stata fatta sicuramente una manutenzione costante. Ecco, Sì, questo è sicuro. assolutamente, sì, vero. Poi, chiaramente qua l'altezza, a parte dove sono adesso che è tutta altezza, poi bisogna un po' abbassarsi Certo. per ritornare nella zona cucina. Tu mi dicevi della Sì, lavastoviglie, c'è che anche la potrebbe essere qua. No, lavastoviglie. questo è un altro frigo. Questi frighi qua Sì, perché abbiamo abbondano. frigo, ice maker, lavastoviglie, comunque poi tanto chi verrà a Esatto. bordo se Eccola le qua, vedrà tutte. lavastoviglie. Eccolo qua. Eccola qua. Questa è in barca, tra l'altro, molto molto comoda, chiaramente. Ha tutto quello come una casa, tutto quello che Assolutamente. serve. E ora, diciamo, andrei nella zona notte. Vai. Zona notte, che dispone di tre cabine, due con letto in piano e i relativi bagni, Sì. moquette molto pulita, molto in ordine, manco dirlo, stesso discorso per quanto riguarda i legni. Iniziamo con la di fronte, vedi, mi specchio addirittura nella porta. E Ecco. qua stiamo entrando nella cabina dell'armatore. Sì. Molto elegante, un classico, con un Sì. letto veramente di grosse dimensioni, ben rifinito, i suoi scalini laterali per accederci più agevolmente. Ok. La tappezzeria è in perfetto ordine Ok. e il suo bagno dedicato. Sì. Ecco
con un lavandino forma semitriangolare, il suo WC elettrico, sì, e il suo box doccia con un piatto doccia. Sì, che si può chiudere, ok. Che si può chiudere, circolare. Anche questo legname qua è veramente bello, in ordine. Eccellente, veramente tutto pulito, profumato, ordinato. Che poi quelli sono i dettagli che tante volte fanno un po' la differenza, perché in quei punti lì chiaramente tante volte trovi poi la Si magagnetta. capisce, No? che è una barca seguita, ci sono due Certo. armadi ovviamente. Fai solo il giro piano col telefono, Beppe, perché sennò ci fai venire mal di testa. Due armadi illuminati, Ok. su questo c'è anche una piccola televisioncina, ovviamente aria condizionata dappertutto, ma quello è evidente. Anche con la porta chiusa si ha un senso di ariosità, nel senso una camera domestica, una bellissima camera. Questa è la zona corridoio, Ok. dove da questa parte apriamo e troviamo un'altra stanza. Ok. Questa è con la cabina con i letti in piano. Sì. Pulita, ordinata, raffrescata con la sua aria condizionata col comando. In questo momento abbiamo 23,9 qua. Ok. Ed è ampia. Io qua sto agevolmente in piedi, di buona dimensione i letti. Ora mi perdoneranno, mi siedo leggermente sul letto per far vedere Certo. anche cosa si vede. Sì, ecco, non sono camere claustrofobiche. Assolutamente Anzi, no. tutt'altro. Bella anche la griglia dell'aria condizionata con la Esatto. rifinitura come nelle pareti, tutto rifinito, cioè non c'è niente a vista, è tutto rifinito con la pelle o col legno. Un bellissimo specchio Bello. che amplifica ancora di più la sensazione di larghezza della Di camera. larghezza, certo. Mi ripeto, moquette morbidissima e pulitissima. Ok. Ci sono, vabbè, gli scalini che riportano al pozzetto. Dal lato di sinistra abbiamo una cabina gemella. Sì. Ah, scusate, ho lasciato aperta la porta del bagno perché, diciamo, è la seconda cabina in ordine di importanza, Sì. soprattutto per il discorso che ha un accesso dedicato al proprio bagno. Ok. Qua cambia soltanto leggermente il disegno delle coperture dei letti, poi siamo allo stesso livello, e qua, anche qua mi siedo vicino alla testata. Per far Anche qua capire abbiamo la 20, abbiamo dimensione. 23,9, anche qua, per far capire la dimensione. L'unica differenza è che qua non abbiamo uno specchio, diciamo, nell'ante dell'armadio, ma abbiamo una porta che dà l'accesso privato al secondo bagno. Certo. Quindi, diciamo, c'è il bagno di utilizzo comune con un accesso dal corridoio, ma Sì. questa cabina ha anche il suo accesso dedicato. Bagno della stessa tipologia, dello stesso livello di accessoristica Ok. e di finitura di quello dell'armatore, quindi legno per terra, WC elettrico, Box piano doccia. prestigioso, box doccia circolare. Attrezzato con la possibilità, chiaramente, qua io mi vedo la camera da dove sono entrata, e ovviamente posso uscire nel corridoio. E questo è il bagno che è, diciamo, di uso per tutta la barca. Sì, per le due cabine, diciamo, esatto. Diciamo, anche la terza cabina usa questo bagno, però chi dorme in questa cabina qua ha comunque un accesso dedicato, e quindi Privato, certo. può andare in bagno senza dover passare dai locali comuni. Ok, Quindi sì. questa è Un'ottima soluzione anche questa, sì. un'ottima soluzione, molto, molto bella, molto raffinata, classica, ma insomma. Sono barche che non passano mai. Io uso Sì. questo termine qui e ci sono dei modelli che non passano mai. Questo è, devo dire, uno di quelli, ecco. Mentre parli sto continuando a inquadrare Sì. un Adesso po' random facciamo poi per vedere se trovo un qualcosa che recap non va, ma di. sinceramente non ho ancora trovato No, nulla che non lo lo. troverai, te lo dico già. Quindi Allora, Giuseppe, io se tu sei d'accordo,
mentre tu finisci le tue inquadrature, come si dice, Inizia a parlare, sì, farei delle. un piccolo recap della meraviglia che ci hai mostrato poc'anzi. Quindi, con Giuseppe siamo stati a bordo di questo Farline Squadron 55 del 2003. Faccio un breve riepilogo di tutta quella che è l'accessoristica. La barca con bandiera italiana, scafo costruito nel 2003, prima immatricolazione messa in acqua 2004, rina scadenza 2027, una barca manutenuta e mantenuta dagli attuali proprietari in maniera, devo dire, impeccabile come abbiamo visto, super accessoriata perché prevede appunto la barca è accessoriata con elica di poppa, elica di prua, un generatore della Onan, aria condizionata in tutti gli ambienti, compresa la cabina dell'equipaggio, tutta l'elettronica e Raymarine più è stato messo anche uno strumento Garmin, diciamo, che ha modernizzato la strumentazione, la barca radar pilota automatico. E come layout abbiamo visto ha un layout di 3 cabine, 2 bagni e la cabina del marinaio con accesso dal pozzetto. Fly super generoso, come abbiamo visto le cuscinerie esterne sono state tutte cambiate da pochissimo tempo, quindi sono praticamente nuove. Lo stato dei legni è impeccabile, così come il paiolo, e consideriamo che appunto è una barca del 2003. Ha questa soluzione molto interessante di un accesso diretto dall'interno al fly e viceversa, quindi la scaletta che Giuseppe ci ha fatto vedere chiaramente. Qui stiamo vedendo l'Icemaker che non avevamo ancora visto. Come accessori ovviamente ha di tutto di più: frigoriferi interni, frigoriferi sul fly, lavello sul fly, barbecue sul fly, internamente abbiamo lavastoviglie, lavatrice, è proprio una casa al mare a tutti gli effetti. Quindi io vi consiglio assolutamente di andare a vedere questa imbarcazione di persona per poterla vedere, ma soprattutto per poterla acquistare. Abbiamo visto che anche la porta laterale, che è una soluzione estremamente interessante perché permette di avere un facile accesso a prua senza dover fare tutto il giro. Quindi devo dire che è una barca alla quale onestamente non manca veramente nulla, ha di tutto e di più, ecco. Ci troviamo in Liguria, in quello che è la zona di La Spezia, e Giuseppe, che è il nostro collega che oggi ci ha portato a bordo, è il nostro referente tra i più storici della Baiotting, che si occupa della zona, diciamo, da Lavagna a scendere fino nella zona dello Spezzino, per cui assolutamente chi volesse organizzare una visita a bordo per andarla a vedere, ma soprattutto per andare ad acquistare questa meraviglia, potrà scrivere info@baiotin.com e noi vi metteremo assolutamente in contatto con Giuseppe per organizzare quella che è una visita a bordo e quant'altro. A livello di motorizzazione, l'ultimo dato credo che non ho dato, è motorizzata con 2 Volvo di 12 da 715 in linea d'asse con 1300 ore di moto che, come detto prima, dovete considerare per l'età della barca sono circa 60 ore l'anno, quindi veramente nulla in proporzione all'età della barca, ecco. Giuseppe, vuoi aggiungere qualcosa tu da bordo? Una sensazione? La sensazione che dire, che mi piacerebbe essere nei panni del fortunato acquirente di questa imbarcazione, perché in questi 15 minuti, 20 che sono stato a bordo, si sente proprio la comodità, l'eleganza, il fatto che ci si senta bene, che è tutto al posto giusto e dove deve essere. Quindi una barca Armonica, era possiamo dire. sì, sarebbe difficile il contrario parlando di Fairline, però ci sta tutta, come dicevi te, gran bella barca e secondo me avrà un enorme successo, ecco. Sì, lo credo anch'io. Poi, come dicevamo prima, io credo che ci siano delle barche in genere che sono degli evergreen, no? E lo Squadron 55 nel mondo Farline, per quanto riguarda i fly, io credo che sia proprio una di quelle, quindi assolutamente vi consiglio di andare a bordo e di poter diventare i proprietari di questa nuova imbarcazione, ecco, perché ne vale davvero, davvero la pena. Noi conosciamo personalmente i proprietari da diverso tempo, sappiamo cosa vuol dire comunque acquistare la barca da un proprietario come loro, per cui questo secondo me è un valore aggiunto nel valore aggiunto, ecco.
Ok, niente Luca, che dirti? Un caro saluto a tutti coloro che si sono collegati, che stanno vedendo questo video. Nell'imminenza del Salone Nautico, ricordo che siamo presenti con uno stand sotto la tensostruttura a Genova, dove potrete eventualmente parlare con noi per conoscere ancora meglio i dettagli di questa barca e valutare insieme tutti gli step per eventualmente acquistarla nella massima tranquillità e trasparenza e secondo le regole del buon acquistare. Quindi, Esatto, sono d'accordo. quello ve lo possiamo garantire. Per il Giuseppe, grazie a resto, te. Ti grazie a posso te, dire? Luca. E boh, dai, speriamo di vederci presto a bordo di qualche altra barca, perché no, magari ancora prima del salone, e se no Assolutamente. ci saranno sicuramente tante altre occasioni. Un caro saluto a tutti e speriamo di Un vederci abbraccio, presto. Giuseppe, grazie mille ancora a te e a presto. Ciao Io Luca, vado a buona concludere. giornata. Ciao, caro. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, quindi vi ricordo ancora una volta il nostro indirizzo mail che è info@baiottin.com, per cui scriveteci per chi vede il video e mettetevi in contatto con noi e vi organizzeremo la visita. Io intanto vi ringrazio, seguite sempre il nostro sito per rimanere aggiornati sui nuovi arrivi. Un caro saluto e buona serata a tutti.